In questo nostro cammino verso l'apertura della Casa Paese per Demenze di Cicala ci sono delle persone che fin dal 2021 si sono addentrati nei rovi dei dubbi e delle incertezze e lì ci sono rimasti, fino a quando in quei rovi sono sbocciati dei piccoli fiori e quei dubbi invece si sono materializzati in delle concrete realtà. Una di queste persone è senza dubbio l'amministratore delegato del gruppo PubliM di Mcom Lacci, Domenico Maduli, che fin dall'inizio di questa storia mi ha messo a disposizione la sua equip grafica, la sua equip di produzione video, di post-produzione, i suoi giornalisti e tutti coloro che in qualche modo potevano raccontare della impresa Casa Paese per Demenze di Cicala, diventando così i nostri media partner. Oltre a Domenico, io veramente voglio ringraziare di cuore per avermi supportato in tutto Dario, il nostro grafico, Ivan Sorrentino, Franco Gariano, i giornalisti Rossella Gadati e Domenico Milani, il direttore Pasquale Motta, la dottoressa Paola Bottero che mi ha donato questo meraviglioso premio di Calabria Visione, e poi Franco Cilurzo, il dottor Cambereri e non per ultima anche la dottoressa Maria Grazia Falduto, sempre di Lacci, sempre del gruppo PubliM. Quindi grazie, grazie a tutti voi. Io vi aspetto il 21 ottobre alle ore 15 per festeggiare insieme l'alba di un nuovo giorno per le persone con demenza, per la loro libertà e per la loro dignità. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Ciao e grazie Domenico. Ciao.